tutti i soggetti che hanno contribuito a redigere questo programma, presente anche la provincia regionale con la rappresentanza del Dipartimento Ambiente, quindi l'amministratore unico di Messina Servizi, professore Di Lamenco. Ovviamente sono temi estremamente interessanti e importanti, perché è uno dei temi che ci verrà impegnati, come diceva il coordinatore regionale di Megambiente Sicilia, per questo tema ci verrà impegnati nei prossimi anni, perché questo tema di riparazione dell'amianto ci pone problemi non solo pratici ma anche morali rispetto a quello che noi lasciamo ai nostri figli. Questo è un argomento che diciamo sempre, ma ancora di più quando trattiamo un materiale così che è stato così importante, ma che tanti punti ha portato nelle nostre realtà. Poi qui ci sono i tecnici, io parlo più da appassionato, ma soprattutto da chi ha vissuto insieme all'assessore e insieme ai colleghi anche dell'assessorato del comune, l'impegno massimo. Da una parte è stata in Sicilia fatta la normativa con immediatezza, si è intervenuti sensibilizzando, impostando, grande impegno del Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina, che ha supportato le iniziative politiche dell'assessore. Ma io sono in casa, quindi non mi voglio dilungare. Naturalmente un saluto anche ai rappresentanti delle associazioni, con le varie anime di ambiente in città. Ma adesso che ho presentato tutto, nella mattina vedete quali sono gli interventi programmati, saranno brevissimi. Inizierei dando la parola all'assessore dell'acqua, che farà una sintesi, credo, di quello che è stato fatto fino adesso e quali sono, diciamo, le previsioni dal punto di vista operativo che ho avuto qui nell'anno programmato. Buonasera a tutti. Noi ringrazio innanzitutto il Presidente Legambiente per aver sollecitato e promosso questo incontro, che ovviamente ci ha trovato il sindaco d'accordo e partecipa all'organizzazione. Ecco qui, salve, abbiamo iniziato solo. Se vuoi, se lo può dare per qui, io lo dico, come qui. Ovviamente ringraziamo tutti gli enti, gli ordini, tutti gli enti tecnici per averci supportato in questa iniziativa. Non è la prima che facciamo, non sarà, temo, l'ultima, temo nel senso perché oggi ancora parliamo di quali sono i problemi, di come evitarli e di come far fronte a questa emergenza che continua. Ricordavo l'ingegnere Cancellieri che il Comune di Messina si è attivato subito, come tanti comuni, ovviamente all'indomani, abbiamo fatto già altre cose, ma all'indomani della legge, dell'entrata in vigore della legge 10 del 2014, qua proprio la lettera che ho inviato il 26 maggio, con cui abbiamo le procedure previste dalla normativa. Sono passati 3 anni e purtroppo, nonostante il grande lavoro che è stato fatto, anche la migliorimento di Famale, del gruppo della questione amianto, nonostante il grande lavoro fatto, siamo ancora in una fase preliminare. E in effetti la normativa aveva ancora degli obiettivi ambiziosissimi. Io li vorrei ricordare alcuni, che purtroppo vi dico sono purtroppo saltati in tutte le scadenze che aveva dato. Ci sono stati degli aggiornamenti che state facendo, però quello che ho detto è che entro il 2017, per esempio, era prevista la totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, con tutto il conferimento presso l'impianto regionale di trasformazione, che doveva nascere 2 anni dopo l'entrata in vigore della legge, quindi maggio 2016. Poi sono inventato qualcosa, non sanno questa era l'idea. Ed entro sempre il maggio 2016 doveva essere fatto il censimento amianto in tutta la regione. Bisognava poi nel luglio 2014 realizzare il portale informativo regionale sull'amianto, che è stato fatto comunque anche successivamente. Entro il novembre 2014 doveva essere notificata le linee guida della relazione del piano comunale amianto, che poi è stato fatto comunque ma l'anno dopo, nel 2015, e poi bisognava aver fatto i piani comunali amianto da parte dei comuni dopo il piano comunale regionale, che ancora aspettiamo. È pur vero che ci sono stati vari comuni che hanno, diciamo, rispettato la scadenza e hanno presentato il piano comunale amianto, soprattutto con quei piccoli comuni, mi tengo, ma magari poi Tommaso ci dirà meglio. Però è evidente che con questi obiettivi ambiziosi, con la previsione anche di fare un bando con il quale distribuire
risorse ai comuni per poi finanziare gli smantellamenti, diciamo, le bonifiche pubbliche e private. Tutti questi obiettivi ambiziosi nel termine entro 3 anni, è chiaro che doveva fallire perché non si tiene conto né delle condizioni burocratiche, amministrative, contabili degli enti locali, comuni, eccetera, né ovviamente quelli stessi della regione che avevano promosso l'iniziativa e la legge. Per cui il comune di Messina, ad esempio, si è trovato, comune in predisesto, si è trovato nella difficoltà di dover reperire prima di tutto le risorse economiche che non avevamo neanche per i servizi essenziali, per cui un'incombenza così grave. È vero che c'era la legge 92 che già dava dei compiti e responsabilità, ma qui si diceva a tutti i comuni di fare un piano comunale amianto dove è fatto un censimento di tutta la situazione del territorio cittadino, e servono risorse economiche, servono risorse umane. Un comune, diceva il presidente del comune di Messina, che non aveva risorse economiche neanche per i servizi essenziali, che non ha il personale tecnico per far fronte a questa situazione, come doveva fare a rispettare queste scadenze e a affrettarsi a fare un piano in una città che ha problematiche enormi da questo punto di vista? Ricordo anche i quartieri, diciamo, in attesa di risanamento, detti quartieri appunto baraccati, che presentano situazioni diciamo allarmanti da questo punto di vista, capannoni industriali, eccetera. Leggevo pure nel rapporto del SIGE addirittura che non sapevo che l'utilizzo, diciamo, in grande scala del cemento amianto è stato fatto con la città di Messina nel 1908. Quindi abbiamo anche probabilmente situazioni diciamo originarie ancora pesanti. E quindi che abbiamo fatto? Ci siamo passati, io direi alcune cose di carattere generale, lo dirà appunto nel dettaglio l'ingegnere Fama. Ci siamo passati di quello che potevamo avere, e cioè di risorse recuperate su altri capitoli di bilancio, risorse umane, e ringrazio appunto l'ingegnere Fama che si è immolato in questa opera, ma anche lui successivamente. Abbiamo fatto un interpello, abbiamo difficoltà a trovare chi potesse fare una cosa del genere, avevamo le risorse per affidare l'incarico, diciamo, all'esterno, anche se probabilmente appunto anzi le ditte si erano offerte per fare un lavoro chiaramente pagato di monitoraggio totale anche con droni in tutto il territorio, splendida programma che ci hanno pure consigliato tanti altri, ma che senza risorse probabilmente non si possono fare. Dopodiché abbiamo dovuto fare appunto il gruppo del RUP, eccetera. E dopodiché dov'è che ci siamo fermati? Abbiamo recuperato anzi censimenti precedenti, quando uno che è stato fatto nel 2003 per i giri urbani, che ovviamente necessitava di essere, diciamo, approfondito, insomma, verificato, ormai l'ha datato tra l'altro, e serviva anche l'accordo dei cittadini, che all'inizio non c'è stato. Le prime segnalazioni che abbiamo fatto, le prime informative da parte dei cittadini di segnalarci o autodenunciarsi, abbiamo sbagliato la prima volta nel processo termine autodenuncia, perché non si autodenuncia nessuno, poi l'abbiamo cambiato in autodichiarazione, anzi abbiamo aggiunto l'autodichiarazione più la segnalazione anonima del vicino che aveva cemento amianto, quindi è stato un diluvio di segnalazioni, ma in questo caso sono benvenute perché siamo riusciti ad avere la migliore di 1000 insomma segnalazioni sul territorio, con queste scamotate si è riuscito a fare quello che purtroppo prima non si era riusciti a fare, ma a questo punto bisognava verificare queste segnalazioni, andare sul posto, e qui sono cominciati anche a avere ulteriori problemi e la necessità di avere dei giovani di supporto, il corpo di giovani, come sapete, è stato dimensionato come di Messina, anche lì non riesce anche a far fronte ai servizi essenziali, dobbiamoci questo, abbiamo un progetto obiettivo, la meglio lui, insomma alla fine abbiamo tutti i presupposti per partire, ma noi piano piano con l'amianto purtroppo non riusciamo a farlo come prevede ancora la normativa, perché ci manca insomma quel tassello, l'ultimo tassello che ora ci dirà. Quindi nonostante lo sforzo siamo a livello che speriamo che la regione non si attivi, perché molti comuni purtroppo hanno anche marciato un po' sui ritardi della regione, ritardi che oggettivamente mentre ci sono stati, ma che francamente capisco per un certo aspetto, e capisco anche rispetto ai dati degli enti locali, perché se fosse veramente stato pubblicato il piano regionale amianto, chiamiamolo così piano regionale amianto, che era stato, come si dice, apprezzato dalla giunta regionale già lo scorso anno, quindi si aspettava un momento dato che fosse pubblicato, se fosse stato già pubblicato, noi come tanti altri comuni saremmo rimasti in difficoltà, perché scattavano dei termini perentori che erano 90 giorni, credo,
dalla pubblicazione del piano regionale Amianto per poter presentare il nostro piano comunale. E che cosa è successo in questo periodo? Che proprio perché forse in passato noi stessi con il primo avviso ai cittadini avevamo dato l'impressione che al solito era il solito intervento si faceva occasionale e non si interveniva diciamo incisivamente, però quando poi successivamente siamo intervenuti in maniera così incisiva, abbiamo fatto anche una campagna con manifesti, ringraziamo la stampa che ha dato spazio a queste nostre iniziative, che cosa è successo? Che da un lato è vero, positivo, c'era tutte queste segnalazioni, dall'altro sono aumentati gli abbandoni abusivi di cementamento sul territorio, che tradizionalmente purtroppo ci sono state e c'erano, e il Comune di Messina ha una convenzione, diciamo, con Messina Ambiente per la rimozione di piccoli manufatti di cementamento, ma qua stiamo parlando di veri smantellamenti di tetti o probabilmente anche di cementi industriali, eccetera. E quindi le segnalazioni sono aumentate in ogni luogo, ovviamente, nei torrenti, nei luoghi, ci segnalano posti che è difficile pure diciamo, raggiungere, penso a quello di Tone, ci abbiamo impiegato qualche settimana per poterlo individuare, recentemente Mare Grosso, che è stato che la zona che è stata messa, sono stati messi i siccini, in cui anche lì sono stati abbandonati appunto rifiuti di cemento amianto. Questa situazione ovviamente ha creato ulteriore problematica, e per questo appunto con il Dipartimento Natura lui stiamo correndo ai ripari, nel senso che abbiamo pensato appunto una soluzione tanto temporanea per far fronte a questa situazione, aiutare i cittadini che lo volessero a poter fare questi smantellamenti, queste piccole bonifiche con diciamo, gli interventi calmierati, però dall'altro è chiaro che bisogna dare una scossa a tutto il sistema. Quindi attendiamo anche che la Regione insomma, si attivi ufficialmente, visto che ancora sono troppo presto per poter essere operativi. Contiamo appunto di chiedere alla Regione pure un incontro, perché le grandi città metropolitane, Messina, Catania, Palermo, ritengo che abbiano molte più problematiche e più difficoltà rispetto ad altri piccoli comuni. Quindi abbiamo bisogno di un sostegno, e in ogni caso abbiamo bisogno appunto che ci si renda conto di quale sia la situazione reale degli enti locali. Altro è dobbiamo fare questo, altro è dobbiamo fare questo tenuto conto dell'apparato burocratico del Ministero. Per noi in realtà ci manca un piccolo tassello, e se partissimo già da oggi, ritengo, non so, non voglio diciamo così buttare avanti, però io credo che in quattro, mi pare che erano 3-4 mesi, il tempo, ecco, 4 mesi il tempo di poter portare a verifica tutte queste segnalazioni e poi riportarle sul piano. Quindi non ci sono tempi biblici. C'è però la necessità, appunto, ripeto, che la Regione e gli enti diciamo preposti vengano incontro agli enti locali come di Messina per fare un'opera che è veramente fondamentale, cioè semplicemente fare il piano comunale amianto, fare la fotografia dell'esistente è la cosa fondamentale. E chiudo dicendo, il piano comunale amianto aveva altre, diciamo, altri obiettivi. Il primo ovviamente è quello di fare la fotografia, il secondo, importantissimo, era quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire le criminalità di fenomeno. Questo secondo obiettivo, cioè rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati o in condizione appunto da poter arrecare danno alla salute dell'uomo e dell'ambiente, che ovviamente si rileva quando nel censimento verifichiamo che ci sono situazioni appunto di cemento amianto, diciamo, di tegole rovinate, eccetera, eccetera. Ecco, per raggiungere il secondo obiettivo, se non ci sono risorse aggiuntive da parte della Regione, i comuni non credo che siano in grado di raggiungere questo obiettivo, perché la situazione è così grave che se non ci sono le risorse adeguate prima, non dopo il censimento, ma prima, nella fase preliminare, io credo che non si possa raggiungere in maniera piena questo secondo obiettivo. Il terzo obiettivo era ovviamente la programmazione degli interventi di ricorsione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto. E qui cade l'altro grosso problema, e chiudo veramente, è che la Regione aveva nella legge indicato la realizzazione di un impianto regionale di trasformazione dell'amianto, che deve essere fatto entro il 9 maggio 2016, poi è stata un po' slittata questa data. Io non ho notizia di questo impianto, e senza questo impianto si complica ulteriormente la catena dello smantellamento, che altro è individuare, smantellare, modificare. Poi c'è il problema della destinazione di questi rifiuti, e questo è il problema grosso che ci troveremo tutti davanti. Per questo, e chiudo veramente, prossimamente chiederemo appunto all'assessore regionale di
promuovo, stavo tecnico, andremo come comune di Messina, ma promuovo con tutti i comuni e soprattutto con l'area metropolitana per concordare un percorso che ci possa veramente liberare dall'amianto come il titolo del nostro convegno. Grazie, non so se devo passare la parola. Non entro nei dettagli, lo potete leggere, è scaricabile, lo trovate su www.sigeaweb.it ed è un volume estremamente interessante. Ovviamente un saluto da parte del Presidente Nazionale di Sigea, il geologo Antonello Fiore, dal Presidente Regionale, dal Consigliere Nazionale Michele Rodrigo, che si scusa di non essere presente, ma consultando questo volume si hanno tante informazioni interessanti, comunque quello che qui uno degli autori di questi diciamo capitoli porta come esempio di utilizzo dell'uso dell'amianto nell'economia circolare. Non vi dico quali sono i risultati perché così avete la curiosità di andare a vedere. Presidente, prego, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui per discutere di questo argomento che da alcuni decenni in pratica è un argomento diciamo, di attuale interesse, anche perché come sappiamo tutti l'amianto ha provocato e continua a provocare morti. Proprio oggi parlando con una collega mi diceva che suo nonno era un operaio del Los Angeles è morto per problemi proprio dovuti all'amianto, prima la asbestosi e poi muore. Quindi le leggi ci sono, però non sono mai state rispettate sotto questo punto di vista. L'ultima è una legge regionale di cui ha parlato l'assessore Iavacqua, una legge che purtroppo dice sì, andatevi a partire, però se non c'è la discarica dove poter assemblare questi manufatti, purtroppo non si può operare. E un altro problema non è solo il manufatto in cemento amianto, perché quello se non viene sgretolato, rotto, difficilmente può cedere le fibre. Il problema più grave sono le zone industriali dove erano presenti zone industriali dismesse, impianti termici erano rivestiti dal cosiddetto amianto friabile, che è quello che dà più problemi perché sgretolando si sgretola facilmente e quindi può essere inalato. Ringrazio il Comune di Messina che ci ha dato questa opportunità, poi ringrazio anche l'ARPA che è qui presente, ci darà un intervento, ringraziamo anche l'ASP di Messina, anche la persona della collega Paranda che parlerà un po' delle problematiche. Grazie Presidente, naturalmente noi mettiamo davanti a tutti chi è stato veramente promotore che è Legambiente Sicilia. Chiaramente Legambiente Sicilia. Abbiamo citato, qua ci sono gli enti più importanti, e l'ASP, che tutto sommato sono gli organi tecnici che consentono poi di fare le giuste considerazioni. La professoressa Anima Lucchesi, rappresentanza del direttore della struttura territoriale di Messina, e poi avremo a seguire anche degli interventi un po' più tecnici sia dell'ASP che della stessa ARPA che del nostro gruppo del Camera. Grazie per questo incontro, della possibilità appunto di capire di questa esperienza del comune. Parlare di amianto è effetto, se ne parla sempre, però è sempre bene parlare e parlarne più possibile. Su questo non ci sono dubbi. Porto i saluti del direttore, del dottore Marchese, che è impegnato
Emiliano Palermo oggi, così come del direttore generale, dottore Lazzano. Noi siamo un organo tecnico, sappiamo bene come in effetti l'amianto, giusto una parola per far sentire la nostra presenza nella versione dirigenziale, ma ovviamente la parte tecnica è quella che opera e ha lavora tanto su questo argomento, sempre in attesa, ovviamente questo lavoro già rimarcato, delle indicazioni indicative diciamo, che arrivano dalla regione. Ovviamente noi abbiamo fatto quello che si è potuto fare in questo intervento che così ha sottolineato l'assessore dell'acqua, della raccolta delle notifiche e di quello che era possibile proiettarci con una programmazione a livello di interventi reali e concreti, ma ovviamente dettati dalle indicazioni regionali. Per cui rimaniamo in questa l'amianto realmente è stato meraviglioso ai suoi tempi, Messina è stata ricostruita, come diceva l'assessore, adesso diventa un problema, adesso invece è dannoso. Dunque, questo ci sottolinea come cambia la conoscenza, come in effetti c'è un'evoluzione nella conoscenza e l'informazione diventa importante così come la comunicazione, per cui gli addetti ai lavori e le associazioni che sono le associazioni di categoria, ambientaliste e che sono molto sensibili a queste problematiche e che vivono nel territorio sono un'ottima spinta per tutto questo. Per cui assessore, ognuno di chiedere alla regione cosa si deve fare di questo intervento già iniziato e come organo tecnico l'ARPA è pronta a predisporre le sue risorse e le sue forze per operare al fine di diciamo, scendere in campo in questo evento così emergenziale e trovare le soluzioni dovute. Grazie ancora a tutti. La dottoressa D'Amico appunto è una funzionaria dell'ARPA Sicilia e ha effettuato proprio degli studi specifici sull'amianto, per cui è qui per parlare proprio diciamo, in maniera concreta quali sono stati gli interventi e quali saranno quelli che si possono immaginare, ma in questo momento sottolineo solo immaginare, e per ridurre il problema. La dottoressa D'Amico. Buon pomeriggio a tutti, come diceva la mia collega, sono Giuseppe D'Amico, sono un chimico e lavoro presso la struttura territoriale acqua di Messina. Questo pomeriggio sono qui a parlare un po' di amianto. In realtà tra i tanti temi, tra i tanti argomenti in materia di amianto mi soffermerò principalmente sul ruolo che ARPA ha alla luce della legge regionale 10 del 2014. Legge che, come diceva, come ha accennato l'assessore, è già operativa da tanti anni, ma è anche vero che ad oggi non è così raro imbattersi in delle realtà di questo genere, quindi sono ancora ben visibili nel nostro comune, ma in modo più ampio anche nella nostra provincia, casi di amianto. E tornando un po' al titolo dell'incontro di oggi, quello che più ci sta a cuore in ambito dell'amianto, in tema di amianto, è sicuramente il rischio che l'amianto produce sulla salute umana. La prima cosa che volevo sottolineare è che non dobbiamo però allarmarci più di tanto, nel senso che l'amianto crea un rischio per la salute solo ed esclusivamente nel momento in cui il materiale contenente amianto non è in buono stato di conservazione, bensì è appunto friabile, perché quello che crea problemi e rischi per la salute non sono altro che le fibre di amianto. Quindi nel momento in cui noi ci troviamo davanti ad un materiale comunque integro, in ottimo stato di conservazione, è ovvio che bisogna monitorarlo, bisogna tenerlo sotto controllo, ma non vi è un immediato, quantomeno un immediato rischio per la salute. Cosa ben più problematica invece è la presenza di un materiale contenente amianto che si trova in pessimo stato di conservazione, quindi che è sfaldato e che quindi produce queste fibre di amianto. Fibre che sono talmente sottili che riescono a permeare negli alveoli polmonari e quindi comportare dei problemi all'apparato respiratorio con la comparsa appunto del mesotelioma pleurico. Questa è un'immagine, una diapositiva che presento ogni volta che parlo di amianto, perché a mio avviso dà un po' un'idea di quanto impercettibili siano queste fibre di amianto. Noi quando parliamo di qualcosa molto piccola, di impercettibile, diciamo che è sottile quanto un filo di capello.
In realtà, se prendiamo un centimetro lineare, in questo centimetro lineare noi possiamo disporre l'uno accanto all'altro 250 capelli umani, ma nello stesso centimetro possono essere disposti l'uno accanto all'altro ben 335.000 fibre di amianto, quindi più di 1000 volte in più, e questo ci dà appunto l'idea di quanto impercettibile sia questa fibra di amianto, che è poi quella, appunto, come vi dicevo, che crea il vero e proprio rischio per la salute. E come diceva la mia collega, è importante parlare di amianto, è importante ancor più parlarne adesso, perché siamo proprio nel clou dell'effetto dannoso per la salute dell'amianto. Infatti c'è un piano nazionale dell'amianto risalente al 2013 che dice che il picco di mesotelioma pleurico correlato appunto all'amianto era previsto tra il 2010 e il 2020 o il 2012-2025, quindi siamo proprio nel clou della problematica, tanto che in questi ultimi anni l'amianto è stato considerato un vero e proprio contaminante ambientale. Ma allora cosa dobbiamo fare per capire se siamo in possesso di un materiale contenente amianto? Come in realtà comportarci? Come privati, come individui, è difficile capire se il materiale che noi possediamo contenga realmente amianto. A volte ci sono le cosiddette onduline dei tetti che sembrano contenere amianto ma che in realtà non lo contengono, o viceversa. Quindi il primo consiglio che viene dato è sicuramente quello di rivolgersi ad un tecnico abilitato qualora si sia in possesso di un materiale presumibilmente contenente amianto, e quindi sicuramente non intervenire direttamente, soprattutto se, come vi dicevo, il materiale non è in buono stato di conservazione. Qualcuno a questo punto mi chiede sempre: ma a chi mi devo rivolgere? Allora, bisogna rivolgersi a un tecnico specializzato, come vi dicevo, un tecnico abilitato, e per far ciò potete visitare il sito del Ministero dell'Ambiente e della Salute del Territorio e del Mare alla sezione Albo Nazionale Gestori Ambientali, andando a cercare in particolare la categoria 10A e 10B, che è appunto la categoria relativa a chi si occupa di bonifica dei beni contenenti amianto. Nell'ambito di questa sezione, scusate che ho perso qua. Nell'ambito di questa sezione, scegliendo la propria regione, quindi la Sicilia e la propria provincia, si ha la possibilità di individuare questi tecnici specializzati. Il tecnico quindi accerterà l'eventuale o la reale presenza di amianto nel materiale in considerazione e predisporrà eventualmente un piano di lavoro per la successiva, appunto, bonifica del materiale stesso. La bonifica può essere di diversi tipi: possiamo avere un incapsulamento, un confinamento o una rimozione. È ovvio che la rimozione è la tipologia di bonifica definitiva, perché ovviamente rimuovendo l'amianto non abbiamo più alcun problema, però, come diceva anche l'assessore, qui è il problema anche di capire dove portare questo amianto e come rimuoverlo. E se ovviamente la rimozione diventa l'unico ed esclusivo metodologia di bonifica qualora il materiale è in cattivo stato di conservazione, quindi è totalmente friabile, allora in quel caso non possiamo scegliere alcun intervento di bonifica se non la rimozione. Negli altri casi invece può essere valutato un intervento di bonifica piuttosto che un altro, e questo sta esclusivamente una decisione che deve fare esclusivamente il proprietario del materiale contenente amianto, anche su base economica. Sia chiaro però che se non si opta per la rimozione, quindi per la bonifica definitiva, ma si opta per un incapsulamento o un confinamento, dovrà essere previsto un programma periodico di manutenzione e controllo, perché qualora questo poi non venga fatto si incorre in una sanzione amministrativa anche piuttosto pesante. Abbiamo già
accennato che appunto tutto ciò che riguarda l'amianto, la gestione dell'amianto in Sicilia è regolato dalla legge regionale 10 del 2014 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19 del 9 maggio 2014. E questa legge, come diceva l'assessore, si proponeva, aveva come obiettivo principale quello ovviamente di rimuovere completamente tutto l'amianto presente sul territorio provinciale. È anche vero che, come abbiamo detto, si è un po' in ritardo da un punto di vista della tempistica sull'applicazione di questa normativa, però molto è stato fatto e si è cominciato appunto dalla predisposizione della mappatura del materiale già esistente nella regione e in particolare nella provincia, anche e soprattutto per evitare appunto poi l'abbandono illegale del materiale contenente amianto. Vado un po' veloce, per fare tutto ciò nel 2014 è stato istituito l'ufficio amianto presso il Dipartimento regionale della protezione civile che aveva il compito di coordinare i vari enti coinvolti a livello regionale, quindi oltre l'ARPA anche l'ASP e gli enti locali. Secondo la normativa, la legge 10 del 2014, come ha accennato l'assessore, un ruolo estremamente importante doveva essere rivestito dai comuni che sulla base delle linee guida proposte dalla regione doveva definire appunto questo piano comunale amianto di cui poi appunto ci parleranno i tecnici del comune. Le linee guida sono state diffuse sul Gazzetto Ufficiale nel 2014 e da quel momento in poi i comuni hanno fatto il possibile per poter mettersi al pari con le richieste della normativa. Il piano comunale appunto prevedeva, aveva il compito fondamentalmente di fotografare la situazione della presenza di amianto in ciascun comune, anche al fine, come vi dicevo, di prevenire gli smaltimenti illeciti. Successivamente era compito del comune rimuovere i rifiuti abbandonati e programmare degli interventi di rimozione. Per fare tutto ciò, come ci ha detto l'assessore, già dall'inizio, già dal 2014, erano stati stanziati, promessi, diciamo, dei fondi. Fondi che tornano ad essere stanziati anche nella legge di stabilità regionale del 2017, quindi la legge 16 dell'agosto del 2017, dove all'articolo 23 viene prevista l'emanazione di un bando per la concessione di contributi ai comuni, ai singoli o agli associati proprio per interventi di rimozione. Addirittura sono previsti 2.000 migliaia di euro, in realtà non so se questa legge di stabilità abbia avuto seguito o meno. Ecco, ok, quindi via via non. Quindi sono previsti, sono promessi, ma poi. Tutto sommato, però, appunto, il comune di Messina ha cercato di tenersi a pari, di fare il più possibile, anche come ci diceva l'assessore, per quanto possibile, e nel 2016. Ad ottobre del 2016 è stato fatto questo avviso, questa ordinanza da parte del Comune che invitava tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di materiale contenente amianto ad autodenunciarsi, diciamo così. E in realtà vi farò vedere in seguito come questa iniziativa è stata importante. È stata importante perché molte volte appunto noi cittadini abbiamo bisogno di essere istruiti, invitati, richiamati ma anche sanzionati prima di ottemperare realmente ai propri doveri. Vi farò vedere poi perché. Un compito importante viene dato dalla legge 10 del 2014 ovviamente anche al cittadino. Secondo l'articolo 5,3 infatti ciascun cittadino è obbligato a dare comunicazione all'ARPA territorialmente competente di essere in possesso di materiale contenente amianto. E fin qui, come vi dicevo, fino a che il Comune non ha dato questa scossa con l'ordinanza del 2016, purtroppo quasi nessuno aveva ottemperato a questo articolo di legge. Cosa fa ARPA in tutto ciò? Il compito di ARPA era già stato delineato nella legge istitutiva del 2005, in cui appunto ARPA in materia di amianto doveva assicurare supporto tecnico e scientifico alla Regione e agli enti territoriali.
Questo compito è stato ulteriormente ribadito dalla legge 10 del 2014 all'articolo 5,3, in cui si recita, come vi dicevo, che ciascun soggetto pubblico e privato, il proprietario di siti, di manufatti probabilmente contenenti amianto, doveva dare comunicazione all'ARPA territorialmente competente. Per questo motivo sul sito istituzionale di ARPA, alla sezione amianto, sono scaricabili in formato PDF le schede di autonotifica, una scheda relativa alle ditte e una scheda relativa ai privati. In realtà noi invitiamo sempre, consigliamo sempre di inviare questa scheda non solo ad ARPA ma anche al comune, perché ovviamente così si aiuta appunto la formazione del piano comunale amianto e il database diventa più uniforme. Molte volte infatti si rischia di avere difformità tra i database del comune e di ARPA, magari a noi manca qualcosa che il comune ha o viceversa, quindi noi invitiamo sempre a mandarli ad entrambi gli enti. In questa scheda particolare importanza riveste ovviamente la dichiarazione della consistenza del materiale, cioè se è compatto o friabile, gli eventuali interventi di bonifica effettuati e se è stata effettuata o meno la valutazione del rischio. Se non è stata fatta alcuna valutazione del rischio e il materiale è friabile, allora a quel punto noi attenzioniamo il comune di competenza dicendo: stai attento comune, c'è questa situazione particolare, questa situazione che rappresenta un rischio per la salute perché il materiale è friabile, non c'è alcun controllo su di esso, vedi di intervenire e di invitare il privato a prevedere un programma di controllo e di manutenzione. Quindi, diceva appunto ARPA, non fa altro che raccogliere queste schede, catalogarle e preparare un report semestrale. La struttura territoriale di Messina invia questo report semestrale alla direzione generale di ARPA, che raccoglie le schede di autonotifica delle 9 province per poi trasmetterle all'ufficio regionale amianto. Questo perché questa operazione si fa semestralmente perché è previsto dalla legge 10 del 2014 che ogni 6 mesi il dirigente dell'ufficio amianto deve relazionare sulle attività svolte in materia di amianto. E adesso volevo mostrarvi un attimo i dati che sono arrivati alla struttura territoriale ARPA di Messina. In realtà la legge prevedeva che fossero 4 le categorie di materiali contenenti amianto. In realtà in questi anni, dal secondo semestre del 2014 ad oggi, sono arrivate pochissime, una decina di schede relative alla categoria 1, quello degli impianti industriali attivi o dismessi, mentre la maggior parte delle schede di autonotifica arrivate sono relative alla categoria 2, quindi edifici pubblici e privati. Io dico la maggior parte, ma in realtà se pensiamo all'intera estensione della provincia di Messina, il numero di schede arrivate è realmente esiguo, ben più basso di quello che ci aspettavamo. Una volta ricevute queste schede, noi abbiamo preparato un banalissimo file Excel riportando i dati relativi alla scheda stessa, quindi la data e il protocollo, ma soprattutto il nome del sito, la proprietà, il tipo di edificio, se è residenziale, se è una scuola, un'abitazione, l'anno di costruzione, la tipologia di materiale, quindi se si tratta di una canna fiumaria, di un serbatoio, di una tettoia, l'estensione, la consistenza, come dicevo, se è compatto o friabile, il confinamento, l'accessibilità, la destinazione d'uso e gli eventuali interventi di bonifica effettuati, nonché la valutazione del rischio. Questo perché questi parametri permettono di classificare il materiale contenente amianto con una classificazione che va dalla classe 1 alla classe 5. In particolare questa individuazione della classe viene fatta, come vi dicevo, sulla base del confinamento, dell'accessibilità, dell'uso pubblico-privato e della compattezza o friabilità del materiale. Come potete vedere in questa diapositiva, la classe 5, che poi è quella a maggiore rischio per la salute, è quella relativa a un materiale in cui non si ha confinamento, in cui il sito è facilmente accessibile, è utilizzato dal pubblico ed è friabile. Ovviamente in questo caso il sito andrà in classe 1 e quindi ad elevato rischio, mentre il rischio minore si ha nel caso della classe 5, in cui abbiamo un materiale contenente sia amianto ma confinato e quindi poco accessibile.
Questa suddivisione in classi serviva in realtà, appunto, dovrebbe servire alla regione proprio per assegnare poi i fondi previsti. Ovviamente verranno assegnati prima i fondi alla classe 1 e quindi ai siti più a rischio, poi via via alla classe 2 e alla classe 3 fino ad arrivare alla classe 5, alla quale probabilmente a pioggia non arriverà nulla. Questo invece è un po' il riassunto di quello che, come vi dicevo, è arrivato a noi. A partire dal secondo semestre 2014 fino al primo semestre del 2017. E quello che vi volevo fare vedere è che in rosso abbiamo il numero di schede provenienti dall'intera provincia di Messina, in blu invece abbiamo quelle relative esclusivamente al comune di Messina. Come vedete, solo ed esclusivamente nel 2016, nel secondo semestre del 2016, che è il momento in cui è uscita l'ordinanza comunale, abbiamo il 70% di schede del comune di Messina rispetto all'intera provincia. Ed era per questo che vi dicevo che spesso, appunto, l'informazione e la formazione, la pubblicità, la propaganda, ma anche il regime sanzionatorio sono importanti perché danno una scossa alla cittadino stesso. C'è una coda poi di un 27% dei ritardatari nel primo semestre del 2017, mentre prima non si era avuto quasi nessuna autonotifica o autodenuncia. Per quanto riguarda la tipologia delle autonotifiche arrivate relative al comune di Messina, ho riportato in rosso quelli relativi agli edifici privati, che poi appunto sono la quasi totalità, e in verde quelli degli edifici pubblici. Questi dati servono poi, come vi dicevo, all'ufficio amianto per avere un'idea della situazione generale dell'amianto su tutta la Sicilia. In particolare ho portato questa mappa che è facilmente reperibile appunto nel sito dell'ufficio amianto, l'ufficio regionale amianto, è aggiornata al 31/12/2016. Questa è la mappa delle segnalazioni arrivate per l'intero territorio regionale, questa invece è la mappa delle bonifiche effettuate al 31/12/2016. Non vi parlo dei nostri laboratori, di quello che facciamo in materia di amianto. L'unico messaggio che volevo far passare è che ovviamente, se da parte di tutti c'è l'impegno a collaborare, a lavorare bene, la situazione potrà andare avanti e quindi minimizzare i rischi per la salute. Se invece ognuno di noi non dà il proprio contributo, il rischio è quello di avere appunto una situazione di questo tipo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Del servizio presa dell'Asco, c'è il collega del Dipartimento Ambiente della Provincia Regionale, quindi anche un saluto, abbiamo tutta la struttura e quindi, come dire, l'attenzione massima, grazie per la presenza. Prego. No, niente, volevo anche negli anni scorsi il Dipartimento Ambiente della Provincia si è occupato anche di rimozione dei rifiuti in aree extraurbane. E devo dire, almeno per l'esperienza che ho avuto io, la situazione nell'ambito del territorio comunale di Messina era veramente disastrosa, nei torrenti e in altre aree pubbliche dove l'abbandono è stato veramente massiccio. Devo dire la verità che questo, man mano che ci si allontana dal centro, dal capoluogo, la problematica è molto meno sentita. Da parte in poi non ci sono abbandoni di amianto consistenti, se non sporadici, nei torrenti. Questo soprattutto nei torrenti da Santo Stefano, l'Argeria, erano parecchio preoccupanti, come per esempio anche nella zona del torrente del Mela e soprattutto del torrente Valdetta. C'erano abbandoni consistenti di amianto e dove la bonifica, la rimozione diventa veramente problematica, perché in alcune zone addirittura, io ricordo, c'era delle quantità enormi, probabilmente uno o due capannoni smontati e abbandonati, quindi in quel caso anche la bonifica diventa veramente proibitiva. Cioè, non so se in quei casi è preferibile mettere in sicurezza coprendolo con ulteriore terreno, che tra l'altro erano depositati mettere in sicurezza mediante tubulazione, oppure la rimozione messa in sicurezza e lo smaltimento di scarica diventano dei posti veramente proibitivi.
perché o si hanno delle strutture anche locali, perché poi il trasporto del problema qual è? Che il trasporto deve avvenire prima la messa in sicurezza, le cose temporanee, poi trasportare a Palermo, e da Palermo devono essere poi collocati in discariche vicino a Brescia, e da Brescia devono andare a finire in Germania. Quindi il problema diventa anche un problema di strutture, siamo sempre lì. Cioè o ci sono delle strutture anche locali in grado di smaltire l'amianto, i costi diventano accessibili, o in questa situazione i costi diventano proibitivi per il cittadino e anche per le pubbliche amministrazioni. Grazie allora per questa comunicazione, e comunque andiamo sempre nella direzione che diceva l'assessore, bisogna fare un piano anche da noi. Grazie. Sì, dottore. Allora, sì, grazie. Cerchiamo di lasciare, soprattutto, ove possibile, lasciamo lì dove si trova,
curiamolo, perché sicuramente è la via più sicura per evitare che questo possa creare problemi altrove. Evidentemente tumulare un tetto in Etherwind non è una cosa semplice, evidentemente, però nello stesso tempo per certi aspetti quelle attività di bonifica che hanno riguardato grosse estensioni di terreni dove è stato scavato a oltranza e dove è stato preso decine, centinaia, migliaia di metri cubi di terra e prese e spostate da una parte all'altra, vuoto per pieno, stiamo parlando, no? Quindi da un metro cubo di terreno probabilmente là ci saranno stati se no 10 kg di amianto, verosimilmente forse anche 100, non sappiamo, però certamente la maggior parte del materiale rimosso costituiva un materiale che non necessitava di essere smaltito in discarica, e questo non ha fatto altro che aggravare le condizioni di queste discariche, e poi abbiamo sempre le discariche stracolme e non sono più gestite. Per cui questo aspetto sicuramente è importante e andrebbe più attenzionato. Evidentemente dice, la zona non era abilitata a questo tipo, ci sono delle scene dedicate che devono essere. A Bodina c'era. Comunque queste sono delle scelte che hanno le loro conseguenze, che sono scelte, che sono state prese e quindi dobbiamo. Detto ciò, quali sono le possibili iniziative? Quindi questa legge 10 probabilmente mirava e puntava a una risoluzione definitiva, ma questa cosa qui adesso, oggi, ancora oggi, nel 2017, quando uscirà la legge 10 nel 2014, nel 2017 ancora i risultati sono ben lontani. Posso prendere atto che il comune di Messina, tra i pochi comuni della provincia di questa provincia, è quello che più di tutti si è mosso e si è attivato. È vero, lo prendiamo un po', possiamo dire, io sono stato invitato a più incontri di questo tipo e nessun altro comune ha mai fatto riunioni in modo che a me non mi costa, però devo da scuola, però l'attenzione che Messina ha prestato all'argomento sicuramente supererà quelle di tanti altri altri comuni. Qual è il ruolo dell'ASP di Messina in particolare? A parte il fatto che purtroppo tante volte anche a livello regionale ci muoviamo come schegge, no? Quindi l'ASP di Messina si comporta in un certo modo, l'ASP di Palermo si comporta in un altro modo, l'ASP di Caltanissetta in un altro modo. Vabbè, pazienza, questo qua purtroppo manca un coordinamento centrale che possa dare. Però voglio dire che noi, come ASP, tutte le ASP e tutte le ASP a livello nazionale, siamo chiamati in prima persona nella gestione di quelle che sono le bonifiche d'amianto. Perché quando si fa una bonifica, chiunque farà una bonifica deve presentare un piano di lavoro a noi. Comunque sia, questo non è cambiato, legge 10 o non legge 10, noi siamo chiamati in prima persona per motivi di sicurezza e sicurezza dei lavoratori stessi. È stato accennato anche a un corso di formazione per quanto riguarda i gestori amianto e gli operatori amianto. Sono costoro che sono i primi preposti, gli unici preposti a poter fare attività di bonifica, nessun altro. Tant'è vero che il decreto legislativo 2108 che parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, c'è un capitolo, il titolo 9, capo terzo, che parla dell'amianto. Dell'amianto perché non perché l'amianto viene prodotto da tizio giusto, l'amianto legato all'attività dell'amianto, che abbiamo detto che ormai è stato debellato da anni e non si utilizza più in Italia almeno. Però il fatto stesso che ci sia un titolo 9, capo terzo del decreto legislativo 81 che impone certe regole su come comportarsi l'amianto è mirato a che cosa? Alla tutela e alla salvaguardia dei lavoratori. Questo per quanto riguarda i lavoratori. E per fare questo tipo di attività ecco che sono stati istituiti questi famosi corsi che hanno creato questi soggetti che, come è stato ricordato, sono coloro che, tra virgolette, dovrebbero essere le persone più esperte nel trattare questo argomento, ma non ultimo quello di fare censimenti. Di recente non è facile un censimento. È chiaro che se io vedo un bel tetto in Etherwind, non c'è bisogno di grandi studi. Lo studio nasce nel momento in cui dobbiamo dire ma lo dobbiamo rimuovere, lo possiamo incapsulare o lo dobbiamo trattare o confinare. Queste sono le tre tecniche e qui entra in ballo e in gioco il consulente che
attraverso una serie di indagini, assumendo una serie di valutazioni, potrà definire se l'uno o l'altro. Ma insisto, questo comportamento, queste regole non nascono oggi, risalgono al decreto 694, siamo avanti del 1994. Da 94 ad oggi sono passati tanti anni e ancora continuiamo a dire che dobbiamo incorporare, dobbiamo confinare, degustare. La degustare non è chiaro, no? Gli anni passano per tutti, siamo invecchiati, abbiamo dei grigi e questo è un veramente invecchiato. Certi algoritmi che prevedevano che si potesse definire la velocità di un anno fatto se fosse precedente a una data o superiore o posteriore a una data, non è superato anche questo, ma sono tutti vecchi, non c'è niente da fare, posso essere più o meno malconci, dovuti a che cosa? Alla velocità atmosferica, a fattori ambientali, ma certamente ormai questi manufatti vanno in mossa, però andare a dire che questi manufatti possono continuare a resistere è chiaro. È pur vero che intanto che non vengono manomessi, intanto che non vengono manipolati, intanto che non vengono carteggiati o rimossi o fresati, la possibilità che possa costituire un rischio, un manufatto in matrice compatta è veramente remoto. Non è la stessa cosa per il friabile, ma il friabile non si trova soltanto nelle aziende, nelle industrie. Io mi sono occupato tanto, da tanti anni che faccio questo lavoro, sono il primo di lavoro all'interno dell'ASP e come tale mi è stato caricato questo fardello di occuparmi di tutte le attività di bonifica sul territorio della provincia e lo seguire con tutti, soprattutto quelli creabili, dove ho dovuto anche intervenire per fare i campionamenti, le analisi e quindi le certificazioni cosiddette di resistibilità che riguardano quello che è l'obbligo di norma che impone all'ente preposto di andare a stabilire se a seguito della bonifica quell'ambiente può essere rioccupato in sicurezza o meno sia da lavoratori che dal pubblico, dal civile cittadino. È chiaro che questa cosa ha comportato una serie di indagini. Vi posso assicurare che tutte le bonifiche sono state fatte su matrice compatta, questi problemi sono sempre stati poco significativi, nel senso che le analisi effettuate hanno sempre mostrato un valore di contaminazione ambientale ben al di sotto di un valore limite imposto dalla legge, che è di 2 fibre litro. Ricordiamo che l'amianto è cancerogeno, è un cancerogeno epigenetico, non è un genotossico, e come tale ha un valore limite di esposizione, anche perché l'amianto è un materiale che si trova in natura, no? Per cui, che ci piaccia o no, il limite zero è inattuabile, non è perseguibile. Abbiamo un limite che a livello di ambienti chiusi, indoor, quindi non è 2, perché quando non è niente outdoor, è fissato in una fibra litro. Però nel momento in cui andiamo a parlare di friabile, e il friabile intendo quello che si trova nelle aziende, il friabile intendo quello che si trova all'interno delle navi, il friabile intendo quello che si trova all'interno delle cabine ferroviarie, di cui abbiamo fatto tantissime bonifiche, prima ancora della legge 10, abbiamo fatto tantissime bonifiche di questo tipo in tutti gli ambienti, ecco che lì, quando facevamo le analisi, il superamento delle famose 2 fibre litro misurate in SEM non era un evento così eccezionale, ma poteva diventare quasi una costante, tant'è che richiedeva l'effettuazione di nuove bonifiche, di nuovi adempimenti per poter portare il valore di sotto il valore registrato. Per cui, quando io, appena la settimana scorsa, sono stato chiamato per un piano di lavoro su Messina, non dico dove perché sennò un piano di lavoro su Messina, vado a fare il sopralluogo, bene, sembrava che dal piano di lavoro emergesse che ci fosse materiale compatto, materiale vinilico, quindi è ancora più compatto del cemento per intenderci come materiale, eppure durante l'attività di sopralluogo mi accorgo che potevano esserci elementi perché potesse emergere da quella struttura, da quell'edificio, la presenza di amianto legata a tanti altri fattori, non ultimo quella che era la carta da parare, oppure a quella che erano dei pareti passacavi dove lì il materiale era un bloccato e quindi un materiale molto più pericoloso. Per cui l'attenzione in quella attività era stata posta al materiale, sotto il mio punto di vista, che penso che secondo i siti è molto meno pericoloso di tutto il contorno che c'è lì. Il censimento non era stato fatto. E allora cosa ho detto? Bene signori, qui non si va avanti così. Prima facciamo un censimento, dopodiché proviamo a capire come ci dobbiamo muovere, come possiamo portare a termine una bonifica seria, anche perché se tu mi chiedi un certificato di resistibilità in un ambiente dove potenzialmente ancora c'è presenza di amianto,
nel momento in cui io lo sottoscrivo, ti sto dicendo l'ambiente è immodificato, il che non è poi vero, e questo è un problema tutto mio, diventa, se domani si dovesse scoprire che quell'ambiente c'è un certificato firmato da Francesco Cananda che dichiara l'assenza di materiale in casa, così scopre che c'è, il problema è tutto mio, naturalmente, con conseguenze che possono essere prevedibili e che purtroppo già e che purtroppo il sace di detto questo, non voglio essere distruttivo, che l'amianto vada eliminato è chiaro, che l'amianto fiabile è un conto è una cosa, che l'amianto compatto è un'altra cosa e va bene pure, che non tutte le fibre di amianto sono pericolose, anche questo pochi lo sanno, perché tra quelle due fibre di amianto che noi dobbiamo prendere in considerazione non tutte sono quelle pericolose, vedete che devono essere selezionate quelle fibre che sono pericolose. Devono avere una lunghezza maggiore di 5 micro, un diametro maggiore di 3 micro, un rapporto lunghezza di diametro deve essere inferiore a 1, cioè tra le milioni di fibre, non tutte sono lì pronte a colpirti e ucciderti, devono avere caratteristiche specifiche, devono essere fibre respirabili e come tali costituire un reale rischio e pericolo per la tua salute. Diversamente, riusciamo con il nostro sistema di immunitario, con il nostro sistema di tutela del corpo, riusciamo ad esperto per far sì che queste fibre non devono essere tutte pericolose. Quindi il dire una fibra che uccide è vero, ma parzialmente vero se lo estrapoliamo all'infinito, nel senso che se è uno sport sfortunato, quella fibra era quella giusta, in dimensioni giuste, il diametro giusto, il rapporto diametro giusto, è andato a finire la persona sbagliata. Tutto qui. Però questa cosa, tanto è vero che se no non ci sarebbe stato un limite fissato per legge. Anche il ministro della Salute non l'abbiamo visto per noi. E il ministro della Salute, credo che qualcosa sia. E vi posso assicurare che dagli studi fatti questo limite è 10 volte più operativo di quello che in realtà avrebbe dovuto essere se si fanno i conti della spesa all'ultima linea, come dire. Per cui, che dire, io ritengo che l'azione che debba essere intrapresa per rimuovere è chiara, è evidente. La regione si dovrebbe dare una risposta in più, e noi facciamo così. Perché questo materiale costa, smaltirlo costa, le discariche non ci sono, non sappiamo ancora. E soprattutto, creare allarmismi, vuol dire il materiale, la tettoia che c'è sulla testa ti ucciderà, anche questo purtroppo non è una bella pubblicità. Non è bella perché poi ci troviamo coloro che lo prendono e lo vanno a buttare nel fiume, e questo non è vero, è molto meno pericoloso lasciarlo lì dove non toccarlo che non andare a spartarlo, a romperlo e distruggerlo e frammentarlo piedi piedi. Per cui dovremmo fare in modo che l'amministrazione, ecco, l'amministrazione dovrebbe pressare sulla regione, vediamo questo nuovo gestione della cosa possa essere più sentita, pensare di più perché vengono stabilite regole un po' più realistiche, soprattutto perché noi che facciamo questi e parliamo, compriamo l'olio, facciamo sempre un censimento, non l'abbiamo neanche inventato ora. Io ho cominciato a fare il censimento del 91, io andavo presso tutte le aziende e facevo con il mio dossier, che c'è uno schema, se riguardate il decreto se settembre 94, c'è un modello per il censimento, sia negli edifici pubblici che negli edifici privati. Quindi non è stato inventato nulla con la legge 10, questo voglio dire, se solo chi era proposto avesse fatto in modo che le regole fossero già state attuate, rispettate, seguite già da tempo, forse non ci troveremmo in questo stato. Quello che mancava era stata l'attenzione, forse anche il controllo, non so, però io posso confermarvi che la mia azienda già da subito si era proprio, almeno per quanto riguarda l'area nostra, si era attivata per fare questi censimenti, questi controlli. E vi posso anche dire, siccome noi vediamo i lavoratori, che nelle grosse aziende dove la mente è quello friabile, noi abbiamo fatto opere grandi, nel senso che non che l'abbiamo fatto, non abbiamo fatto, nel senso abbiamo seguito le aziende fino in fondo, tant'è che queste aziende, gruppi industriali particolarmente grossi che esistono a provincia a Milazzo, oggi possono dichiarare di essere amianto free, con le eccezioni dovute, perché dati gli impianti delle dimensioni, dati i nomi di piping che si sono. Però è tenuto sotto controllo. Però è tutto tenuto sotto controllo, non sfugge più nulla. E quando c'è una variazione che si trova in un piping, le variazioni sono
applicabile, strategico, non sto parlando di tutti che collegano l'antincendio, in quel momento c'è una manutenzione sull'antincendio e noi ci arriva subito il messaggio dove non lo muovo e noi immediatamente ci attiviamo perché questo viene fatto a regola d'arte con le ditte specializzate, giusto? Secondo il rispetto dei tempi. Sapete che un piano di lavoro ha necessità di essere presentato 30 giorni prima. Anche questo contrasta un po' con certe iniziative che sono state prese da qualcuno che dice oppure che devi toglierlo subito, il subito non esiste, perché ovviamente tu vai fuori da quelle che sono le regole dettate da una normativa, il subito non esiste, tu devi dare il tempo giusto e poi non c'è questa modalità immediata per cui cioè, abbiamo avuto per 30 anni, 40 anni addosso sulla testa, improvvisamente c'è qualche dubbio, questa poi sa che qualche magistrato ha detto questo in passato, ha dato ordinato che immediatamente doveva essere rimosso e questo insomma per cercare di attemperare da una parte sbagliava dall'altra. Questa cosa, questi contrasti non devono esserci, non devono sussistere, perché se no creiamo soltanto scompensi di servizi, non risolviamo i problemi. Anche qualcosa di leggero, perché questa disinformazione, data così in maniera che allarmismo, ha creato anche situazioni molto pericolose, perché chiunque, nella mancanza di conoscenza ha cercato di allontanare il più possibile stagnato buttandolo, e questo fatto anche dell'accumulazione, che questo creando il cimitero dell'amianto e poi le generazioni successive indubbiamente questa formulazione io non la sto sponsorizzando, sto dicendo è il ministero che l'ha detto, se lei legge il decreto del 7 parla esattamente di questo, o è possibile cumuliarlo. Questo concetto è chiaro che va visto un attimino con la logica giusta. Quando io mi trovo, per esempio, ho trovato l'amianto seppellito sotto il ponte dell'autostrada, dove sappiamo che sotto il ponte dell'autostrada o per l'autostrada non ci potrà mai essere nulla, mi dice perché io dovrei prendere e smantellare tutta la terra attorno al pilastro dell'autostrada e portarla in una scarica lontana, quando lì veramente una gettata d'asfalto, che ci va tanto comunque in ogni caso lì, e con tanto di indicazione che l'aria sotto terra soltanto non possa stare. Non lo capisco. Queste qua sono delle situazioni in cui l'intervento della popolazione, secondo me, è un po' casana, perché è immediato, poco costoso, poco negozio e risolve il problema. Quando io mi metto a smantellare, a creare comandoni, a prendere ruspe e trattori per rimuovere questo grande materiale, insaccarlo, portarlo in giro e così via, sicuramente questo non è. È chiaro che se io faccio in un'area edificabile il problema è già non posso che rimuovere evidentemente, quindi ogni cosa va vista col buon senso e con la voce di dire facciamo una cosa per bene e cerchiamo anche di ridurre quelli che sono costi dove possibile, perché lui deve continuare a parlare di cose che sono veramente proibitivi. Detto questo, io non so se avete qualche domanda o cosa, facciamo un po'. Già del piano comunale, non
che affronta le problematiche legate al piano comunale, che ovviamente che costituisce il documento da adottare in ambito comunale per la salvaguardia della salute dei cittadini derivante dalla situazione dell'aria, così come dettato dalla legge 10 del 2014. Ovviamente i tempi che sono stati assegnati a suo tempo dalla legge 10 con l'articolo 4 sono stati poi ovviamente stravolti praticamente dalla legge successiva che è intervenuta nel maggio del 2016, che ha legato la stesura del piano comunale amianto alla pubblicazione del piano regionale dell'amianto, quindi 90 giorni dovrebbero partire dal momento in cui c'è la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del piano regionale dell'amianto. E poi anche, e questo quindi la modifica all'articolo 4 che obbligava i comuni alla stesura del piano. E poi l'altra modifica riguarda l'articolo 5 per gli obblighi nei confronti dei cittadini o di chi ha il materiale contenente di fare le modifiche e di presentare le schede di autodenuncia. Il piano deve essere conformato alle linee guida che sono state emanate dalla Regione nel 2015 per la stesura per dare completa attuazione a quelle che è il contenuto della legge 10. Successivamente nel 2016 con decreto del direttore generale dell'assessorato grazie alla protezione civile da cui è incardinato l'ufficio amianto ha divulgato delle linee guida delle schede che ci dovrebbero portare, la tua compilazione porterà successivamente alla individuazione del coefficiente di rischio. Queste schede sono state elaborate da Lina, che è sempre stata attenta su questo aspetto, quindi attraverso questo format di acquisizione dati consente la corretta catalogazione delle informazioni che ci vengono dai cittadini. L'obiettivo del piano è stato già in qualche modo affrontato dall'assessore, quindi quello di fotografare sul territorio la presenza di materiale contenente amianto per evitare di distribuire l'abbandono di questi rifiuti speciali che possono creare problemi di salute. Poi rimuovere i rifiuti abbandonati, ovviamente con la disponibilità finanziaria che si dovrebbe avere, e la programmazione, l'ultimo punto, che poi è il punto focale di tutta la parte relativa al piano comunale, quello della rimozione e lo smaltimento dei manufatti attraverso i contributi che dovrebbero essere erogati dalla regione. L'ultima legge che è stata fatta, articolo 16, se non mi ricordo male, è stato impugnato dallo Stato, perché era stato inserita le somme senza avere la necessaria una cosa che non stava né in cielo né in terra. Ovviamente si tratta solo di mettere lo specchietto in un luogo, dice abbiamo i fondi, ci sono questi soldi per la bonifica, ma per i piani per la produzione il punto di partenza del piano, come abbiamo visto, è l'acquisizione delle informazioni. L'acquisizione delle informazioni che deve essere effettuata compilando delle apposite schede che erano inserite nelle linee guida della novata del 2015 da parte dei privati, per cui devono essere fornite tutta una serie di informazioni sull'immobile, sull'ubicazione dell'immobile, sulla tipologia del materiale, la consistenza, nonché eventuali interventi di politica effettuati. Già è stata fatta una disamina sulla scheda da parte del relatore che mi ha preceduto. Ovviamente queste segnalazioni, queste schede di automodifica devono essere assoggettate a verifica successivamente sia da parte dei tecnici delle amministrazioni che devono supportare l'azione della Polizia Municipale sul territorio o agire congiuntamente da individuare eventuali punti in cui non è stata effettuata la compilazione della scheda. Quindi tutte queste informazioni poi dovranno essere
trasferite, quindi le informazioni che vengono tramite le autonotifiche successive sono prodotte, dovranno essere, dovranno confluire nel registro pubblico degli edifici e degli impianti che è stato istituito presso il Dipartimento Amianto, Direttore Generale della Protezione Civile Ufficiale. Quindi attraverso l'utilizzo di quella allegato 1 di cui al decreto del Direttore Generale che richiede ulteriori informazioni rispetto alle schede che sono state pubblicate con le linee guida, ulteriori informazioni che giustamente non era possibile richiedere ai proprietari, quindi era necessaria una presenza del tecnico per dare avere una maggiore contezza su quello che è la consistenza dell'amianto, la necessità del tipo di intervento da effettuare, se basta soltanto un incapsulamento oppure un confinamento, oppure è necessario assolutamente rimuovere l'amianto. Tutte queste informazioni che confluiscono all'interno di questa scheda, attraverso l'applicazione di algoritmi, ci consente poi di arrivare al coefficiente di classe di priorità. Il terzo obiettivo è la stesura del programma di intervento. Il programma di interventi che ogni sito viene identificato attraverso il coefficiente di classi di priorità e la regione dovrebbe distribuire i finanziamenti, quindi attraverso dei contributi che dovrebbero essere dati ai comuni in funzione della qualità del materiale che è presente all'interno in ogni comune. Quindi, come si vede, il compito che ci è stato assegnato è abbastanza gravoso da questo punto di vista, perché ci richiede di dare la maggiore, una fotografia quanto più possibile reale di quella che è la situazione sul territorio riguardo all'amianto, ovviamente a costo zero, come io sono un gruppo ovviamente senza portafoglio, visto che sono dimenticato di dirlo all'inizio della relazione. L'amministrazione, come ha ricordato l'assessore, è stata abbastanza attenta da questo punto di vista per cercare di animare. Per arrivare al compimento di questo piano comunale avviato. Quindi la prima attività che è stata avviata dal gruppo di lavoro è stata quella di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso la fissione dei manifesti che avete visto già proiettati sulla diapositiva. Sì, qui veniva dato avvisare la cittadinanza che sulla necessità di denunciare il materiale contenente amianto e sulle eventuali sanzioni a cui potevano andare incontro. Sono state stampate anche delle locandine e delle brochure che sono state affisse un po' da perso, adesso non ce ne sono più, magari sono andate strappate oppure qualcuno le ha utilizzate per avere la portata di mano nel momento in cui è necessario leggere. Le locandine c'è tutta della informazione su quello che è essenziale sulla mia dei potenziali compiti degli edifici, la tipologia del materiale, le tecniche di bonifica e l'autodenuncia e gli enti a cui è stato patrocinato dall'amministrazione comunale un precedente seminario che era stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri assieme all'Ordine degli Ingegneri che si è tenuto nel dicembre del 2016 presso il Salone delle Bandiere e che ha affrontato sempre le tematiche legate all'amianto, in particolare l'ambiente, le bonifiche, lo smaltimento, la tutela della salute, le prevenzioni, i controlli e gli adempimenti a carico dei cittadini. È stato abbastanza partecipato a questo incontro perché c'erano un sacco di colleghi che poi in effetti operano sul piano. Abbiamo effettuato anche una campagna di informazione attraverso quotidiani, giornali online e televisioni locali con articoli e trasmissioni. Di questa trasmissione le ho partecipato sia io che il dottore Faranda sulla televisione locale.
stata attivata anche, così come suggerito da Bellini e Guida, un sito web messo sul portale del Comune di Messina, in cui sono state indicate, un sito proprio dedicato al piano comunale amianto, quindi facile, si indica subito, in cui sono presenti delle informazioni essenziali sull'amianto e anche la possibilità di procedere alla compilazione delle schede di automodifica attraverso un'interfaccia che c'è all'interno. Georeferenziato, sì. Fino ad oggi sono state acquisite circa 1.300 schede di automodifica, oltre a più di 200 segnalazioni effettuate da terzi che segnalano la presenza di amianto sul territorio e devono essere assoggettate a controllo da parte della Polizia Municipale. Per procedere all'attività di verifica sul territorio, quindi coordinare l'azione dei vigili urbani per la verifica delle schede, è stato predisposto, è stato avviato il procedimento per l'affidamento a tecnici esterni di questo servizio, che ovviamente è un personale, a parte che si è impegnato in molte distributo, ma anche molti non se la sono sentita di fare questo tipo di attività. E quindi è stata fatta questa manifestazione di interesse per quattro tecnici laureati e competenti professionalmente per un'attività di verifica di 1.000 siti, quindi avevamo una disponibilità finanziaria che ci consentiva di arrivare a coprire l'attività di questi tecnici esterni per circa 1.000 siti. Ovviamente successivamente è stato predisposto d'accordo con l'amministrazione comunale un progetto obiettivo per arrivare alla individuazione, a fare il servizio di mappatura poi alla fine e quindi per venire alla stesura del piano. È stato presentato il progetto nel luglio di quest'anno, aspettiamo l'approvazione. E un'altra attività importante che secondo noi su un input sempre dell'amministrazione comunale è stata quella di avviare una procedura per l'individuazione attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interessi di ditte specializzate in possesso dei requisiti di legge con le quali stipulare una convenzione per l'offerta del servizio di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto a prezzi convenzionati. Quindi abbiamo fatto una ricerca di mercato, abbiamo invitato delle ditte che hanno la specializzazione, che hanno il requisito, che è sezione della Camera di Commercio, sezione registro ambientale, di presentare le offerte su una, cioè abbiamo diviso varie tipi di interventi che possono essere realizzati per la rimozione dell'amianto, quindi passiamo dalle lastre, dalle dimensioni, dalle superfici interessate dall'intervento, dall'altezza della copertura generalmente queste lastre, come pure poi abbiamo fatto anche sempre relativa ai serbatoi, alle tombarie, tutta questa parte. La gara è stata espletata nel settembre del 2016. Abbiamo individuato la ditta che offriva i prezzi migliori, mettendo assieme attraverso sempre un algoritmo che ci dava il quadro della situazione, individuando la ditta tra tutte quelle offerte che ha fatto, quella che poi arrivava a essere la migliore, e al momento di stipulare la convenzione però si è tirata indietro perché evidentemente non si è sentita. La convenzione prevedeva che il prezzo che veniva offerto, ammetto prima, comprendesse il sopralluogo gratuito, il preventivo, la predisposizione dei piani di sicurezza e anche la predisposizione, la presentazione all'ASP, il piano per quanto riguarda l'eventuale sfondamento delle lastre di amianto nel momento in cui cammina sopra, quindi è una specie di sicurezza in più che abbiamo richiesto, e la rimozione, lo smaltimento e il rilascio del certificato finale in cui veniva attestato l'avvenuto
corretto, non è abbiamo visto davvero. No, questo non si manca. Si manca qualcosa. Non lo so se riusciamo ad arrivare, perché adesso le ditte che si sono presentate erano 6. Quindi una già abbiamo, si è tirata fuori, ne sono rimaste 6. Abbiamo trasmesso delle comunicazioni di circuiti che la prima non si è presentata. Se vuoi fare il servizio nelle stesse condizioni della prima, noi siamo disponibili a fare, a stipulare la commissione. Comunque era previsto all'interno del banco che ci potesse essere la possibilità anche per altre ditte che magari offrivano dei prezzi meno vantaggiosi rispetto alla prima, di stimolare anche la convenzione con noi alle stesse condizioni della prima che aveva, si era giudicata. Quindi diciamo che abbiamo cercato in qualche modo di porre in essere tutta un'attività che in qualche modo potesse essere utile per la risoluzione. Mi sono portato un po' avanti per cercare di mitigare quello che è il rischio dall'esposizione. Grazie. Intervento che ho fatto al Colloquio e la gente si linea, e poi avremo un piccolo dibattito per qualche richiesta, qualche domanda. Ringrazio l'ingegnere Cancelleria che si è reso disponibile ad organizzare questo evento che ha una valenza secondo me doppia, perché come è il nostro intendimento con questa campagna di formazione di Bredinamante è quello di coinvolgere tutti i soggetti che in qualche modo hanno competenza e professionalità da spendere su questo argomento, in particolare i chimici, gli ingegneri, gli architetti, gli amministratori, il condominio, tutti coloro in qualche modo sono anche il terminale nei confronti del cliente, del cittadino, che deve essere, come già è stato detto qui più volte, è il mantra anche della nostra campagna di informazione, dove informare sui rischi per la salute e anche i pericoli per l'ambiente. E questo è poi l'obiettivo di questa campagna di informazione che come Lega Ambiente portiamo avanti non dal 2017, a livello nazionale noi produciamo un dossier per più o meno un biennio che si chiama Pericoli dell'amianto e che ha come obiettivo quello di radiografare un po' la situazione dei piani regionali dell'amianto, delle discariche presenti, della capacità di rimozione da parte delle regioni di questi manufatti. Ed è una radiografia che praticamente di anno in anno c'è qualcosa che e quindi insomma questo dossier ha questo suo, quello di fare fondamentalmente su tutta la regione siciliana, su tutto il territorio nazionale, qual è lo stato di avanzamento rispetto alle attività e alle politiche di promozione. L'unica l'elemento che esce fuori da questo dossier è quello per cui ancora l'amianto nel nostro paese, nella nostra regione, non è una priorità. Allora, noi ci siamo impegnati nel gennaio 2017 con la Lega Ambiente Sicilia ad attivarci. Non so, no, ma io lancio la questa è la mia sì, ma non c'è niente che possa essere legato a questo. Comunque, lascia la procedi così, non ti preoccupare. Per cui con la Lega Sicilia nel gennaio 2017 abbiamo iniziato questa campagna di informazione, coinvolgendo appunto altre associazioni dei consumatori, appunto Fede Consumatori, Omnia, Consumatori e il Movimento di Difesa del Cittadino, anche dei consumatori, cercando appunto di attivare quelle politiche di informazione che in qualche modo possono arrivare fino ai cittadini, alle aziende, alle categorie professionali. Abbiamo messo in campo diverse azioni, che sono quelle che in qualche modo vedete anche qui, poi lì sono più riportate nel dettaglio, ma fondamentalmente abbiamo avviato degli sportelli informativi su tutto il territorio regionale, 9 sportelli informativi, altri 4 punti informativi.
sulla provincia di Estina e Appatti, che è gestita appunto dall'associazione Omnia, che è proprio un'associazione estinese. Abbiamo attivato un sito che si chiama proprio libera.it, dove abbiamo messo un po' le principali informazioni, dove abbiamo attivato anche un servizio di conferenza online per cui i cittadini, le categorie professionali che vogliono avere informazioni più dettagliate sull'amianto. Qui fondamentalmente riproduciamo più o meno quello che ha detto, quindi non lo dico più, quindi vado più nel merito del progetto. Puoi andare qua. Ok. La numero 8. Perfetto. Però voglio ritornare appunto alle politiche che noi abbiamo messo in campo, che sono appunto i fondi pubblici. Dal gennaio 2017 fino ad oggi ne abbiamo fatto più di una trentina, mi sembra di ricordo male. Non ultimo, il 19 di dicembre faremo un convegno che dovrebbe essere coordinato, in realtà è come tutti i nostri interventi, quindi interventi interlocutori, in cui stiamo cercando di far diventare questo convegno evento normativo, ma anche evento politico, perché abbiamo attivato la tavola con l'assessore al regionale rifiuti, che ha competenze su questa materia, l'assessore, il direttore dell'ARPA Sicilia, l'ingegnere forte della protezione civile e l'ANCI Sicilia, perché appunto si comincia a discutere proprio sulla legge del 2014, valutando le criticità e le prospettive di questa legge, che noi consideriamo una parte piede per poter in realtà fare un passo in avanti rispetto alle politiche necessarie per gestire in sicurezza il fattore italiano. La cosa che è più rilevante, l'abbiamo detto qui, è questo dato. L'amianto è assolutamente diffuso nel nostro paese. Ancora oggi si stimano circa 32 milioni di tonnellate presenti nel nostro paese. Man mano, ogni anno si fa attività di rimozione. L'elemento credo che era attenzionato del tutto è che in tutto il paese ci sono 22 discariche abilitate a gestire il cemento amianto come deposito finale. E però appunto la quantità di amianto che ogni anno viene rimossa è il doppio di quella che possono contenere queste discariche, per cui la metà se ne va in Germania, appunto nelle miniere. E in Sicilia la situazione è diventa meno, ci sono almeno su quello che si stima, 50 milioni di metri quadrati pare a circa 1 milione di tonnellate, e con nessuna discarica disponibile. Faccio solamente presente, proprio in questi giorni, forse molti di voi avranno ascoltato le notizie del TG regionale, che ad Agira, una società privata, ha avuto l'autorizzazione per aprire una discarica proprio di amianto. Che ci siano gestite le discariche in Sicilia, questo è sicuro. Che siano gestite da private, questo è ancora un po' difficile. Tanto è vero che noi, in questo convegno del 19 dicembre, stiamo invitando l'amministrazione di Casale Monferrato. Sapete che l'amianto non è stata una cosa assolutamente così secondaria, anzi, è un problema serio, però con estrema determinazione e partecipazione hanno introdotto una discarica gestita proprio da con la condivisione del territorio e dei cittadini che hanno ritenuto possibile praticare un intervento sul posto di gestione di sicurezza di una regione, riducendo naturalmente i costi di dimensione, rendendo possibile appunto la tutela della salute per tutti. Allora, questo è un elemento passaggio secondo noi fondamentale. Anche in Sicilia abbiamo bisogno di avere delle discariche gestite assolutamente in sicurezza, gestite dalla pubblica, quindi con criteri di assoluta trasparenza e condivisione anche da parte del paese. Se per andare avanti, l'altro elemento che secondo noi è estremamente rilevante è quello per cui questo amianto che è presente in Sicilia, non lo diciamo, non lo diceva in Sicilia, lo dice il piano regionale amianto, ma quello che ancora è sotto esame della valutazione ambientale, che circa il 70%, 80% dei siti contaminati è rappresentato dagli edifici residenziali. Questo che vuol dire? Che fondamentalmente, questo è stato in qualche modo detto anche da chi mi ha preceduto, gran parte dei nostri edifici sono soggetti ora come ora a interventi di ristrutturazione. Non se ne fa più, nuovi edifici se ne fanno più di meno, si cerca di intervenire sul costruito. Allora, siccome appunto negli anni 60, 70, 80, la gran parte del patrimonio edilizio fa riferimento a quegli anni,
E in quegli anni è stato largamente utilizzato il cemento amianto, sia come controsoffitto, come compensazione, come pavimenti, insomma è stato utilizzato un po' dappertutto come copertura. Questo significa che chi è il committente, il cittadino, il proprietario di quell'immobile, l'amministratore di condominio che interviene, deve essere assolutamente consapevole che quando affida una ditta privata gli interventi di strutturazione edilizia, deve anche essere consapevole che quella ditta sia estremamente capace di riconoscere quel controsoffitto, quella caldaia, quelle polveri che fanno riferimento al cemento amianto. In effetti non è così, nel senso che la ditta non è in grado di fare l'inserimento. Quindi bisognerà fidarsi a qualcuno che sia in grado di fare. Perfetto, la questione è che a nostro parere, proprio per questo noi siamo convinti che bisogna coinvolgere tutte le categorie professionali che hanno a che fare dal punto di vista terminale con questo nuovo fatto, perché vengono formati degli interventi di sicurezza di gestione di questi nuovi fatti. Quindi anche i proprietari di linee, anche le ditte edilizie devono avere personale che quando interviene sui nostri appartamenti o sui nostri condomini o anche sulle scuole. Il 10% delle scuole italiane hanno problemi legati al cemento amianto, questo è anche un gli ospedali, hanno anche il chiaro delle scuole. Perfettamente. Quindi insomma, allora noi ci dobbiamo affidare a persone competenti quando facciamo intervenire, perché è pur vero, come dice il dottor Panda, che non è detto che tutte le fibre inalate siano mortali, però non dobbiamo evitare questo rischio inalato. Allora l'unico modo per evitarli è che non si intervenga in maniera superficiale su dei manufatti e su degli edifici che contengono manufatti cemento amianto, perché nel momento in cui intervengono anche in maniera su o fiabile o compatto e intervengono in maniera scorretta, in quell'appartamento, lo dico in ogni contesto, si libereranno fibre d'amianto che chiunque in quegli anni, nei prossimi anni, li respirerà, vuoi che siano adulti, vuoi che siano bambini, potenzialmente sono esposti a questo rischio mortale. Allora, ripeto, il nostro obiettivo è quello di informare e formare, ma non ci vogliamo limitare a questo, puoi andare avanti. Scorro un po' perché non mi ricordo qual è il sistema, vediamo un pochino, ok, vai su questo, numero, vai su questo, no? Numero, numero 17. Allora, noi che cosa abbiamo pensato fondamentalmente? Di aiutare i cittadini appunto attraverso questi interventi che abbiamo messo in campo e anche di non lasciarli soli. Perché come ha detto qualcuno, il vero problema oggi è l'informazione, cioè la gente non sa fondamentalmente quali rischi sono andati incontro, non conosce la normativa, ma soprattutto ci sono i costi alti. L'abbiamo detto, per dismettere solamente un serbatoio di 80 kg, si è costretto a pagare 300-400 euro in alcuni contesti, almeno a parere così, ma anche in luce di maggio. Allora, noi vogliamo aiutare i cittadini a fare un ordinamento. È vero che la legge 10.014 prevedeva già nella legge 10 milioni di euro da destinare ai comuni che avrebbero fatto interventi di rimozione, ma di questi 10 milioni, come sapete, non se ne è fatto più menzione, è rimasta lettera morta. Poi quando fanno appunto gli interventi per aiutare i comuni a fare carico comunale dell'amianto, addirittura poi addirittura impugnate queste norme. Allora noi abbiamo pensato di adottare un sistema che abbiamo già sperimentato in precedenza con i gruppi di acquisto solare, cioè mettere insieme i cittadini e poter proporre alle ditte un patto, che è questo: ditta, noi abbiamo decine di cittadini interessati a rimuovere e a smaltire l'amianto, facci un prezzo che sia quanto più decrescente in funzione della quantità complessivamente che verrà rimossa da voi, perché appunto i cittadini hanno manifestato l'interesse di farlo correttamente, quindi senza ritrovarci, come molto spesso accade, le torroni, i luoghi abbandonati, e quindi con costi che si moltiplicano per
la collettività. Questo è un po' il sistema. Sono situazioni che in qualche modo già alcuni comuni hanno fatto, come ha fatto il comune di Messina, appunto cercando di tirare fuori dalle ditte convenzionate dei prezzi che siano accessibili per i cittadini. Occorre, a mio parere, tanta informazione perché i cittadini aderiscono. Anche noi abbiamo difficoltà a far aderire i cittadini perché ci vuole tanta informazione. Veramente imponente. Non per questo chiediamo l'aiuto all'amministrazione comunale. In più chiediamo anche a lui, nel caso specifico, di aiutare i cittadini, perché non è un intervento, come dire, così di bontà da parte del cittadino, ma è un intervento che va anche a favorire le casse delle comunali, perché nel momento in cui i cittadini si convincono a smaltirlo correttamente non ce lo ritirano appunto nei correnti o nelle strade. Per cui chiediamo, abbiamo fatto questa proposta a diverse amministrazioni comunali. Avete questi fondi che state destinando per rimuovere i manufatti a terra, sulle strade e quant'altro? Beh, destinate una piccola percentuale, 20-30 mila euro, a quei cittadini invece che in maniera virtuosa decidono di aderire all'utile di acquisto, di farlo diversamente con altri strumenti che l'amministrazione comunale ha di fronte, in modo tale da creare un elemento virtuoso. Per cui il cittadino, fondamentalmente, abbattendo ulteriormente il costo finale, se un malfatto con i costi che vengono offerti o all'amministrazione comunale o con l'ultimo acquisto, un serbatoio può venire a costare anche 80 euro, contribuendo con 40 euro, il cittadino con altri 40 euro si leva il malfatto e quindi in maniera corrente. Quindi ci troviamo che quei soldi che il comune comunque avrebbe speso per rimuoverlo dalla strada, a finire il cittadino che invece lo fa correttamente con tutti i crismi, e generando anche un atteggiamento virtuoso nei confronti della collettività, perché tutti si rendono responsabili e comunque l'amministrazione comunale appoggia questi interventi. E noi riteniamo che questo sia anche la chiave di svolta, al di là dei tempi migliori in cui la regione chiaramente dovrebbe mettere mano al portafoglio e destinare veramente ai cittadini comuni. 10 milioni sono pochissimi, parliamoci chiaro, non è con questo che si cerca di rimuovere dai siti industriali, ai siti civili, sono veramente una goccia nell'oceano, però da qualche parte bisogna iniziare e quindi bisogna in qualche modo trovare gli strumenti, a nostro parere, che siano complementari da quelli regionali a quelli comunali ai gruppi di acquisto, può effettivamente mettere in moto una macchina virtuosa che in qualche modo può restituire ai nostri territori quella tutela che in questo momento annunciamo. Quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che ci sia il massimo della collaborazione tra tutti i soggetti. Ripeto, io sono molto contento che si facciano questi incontri coinvolgendo gli ordini professionali, perché appunto voi non so quanti di voi sono coordinatori ambientali, hanno rapporti con le ditte o direttamente con gli amministratori condominiali, però sono soggetti assolutamente importanti in questa filiera per riuscire ad intervenire correttamente sulla gestione di sicurezza della manufattura italiana. Quindi benvengo decine di questi incontri che si moltiplicano sempre di più a Messina come provincia, coinvolgendo appunto lo Spresa, così coinvolgendo anche l'ARPA, che chiaramente ha un ruolo fondamentale, coinvolgendo gli uffici tecnici. Quindi da questo punto di vista noi siamo a disposizione di tutte le amministrazioni, ma anche delle categorie professionali, per sviluppare appunto questi incontri, approfondire, trovare elementi di condivisione e soprattutto soluzioni, perché appunto il nostro obiettivo finale è quello di riuscire veramente a risolvere questo problema e non a mettere la polvere sotto il tappeto, perché così non arriviamo da nessuna parte. Grazie. Io ho distribuito questo telefono, dove c'è un questionario alla fine, non è dato notifica. È semplicemente un modo per noi anche per capire qual è la consapevolezza rispetto a questo fenomeno. Vi chiedo di compilarlo e di lasciarlo prima ancora che andate via. Sono appunto poche domande, molto semplici e molto facili. C'era una domanda già. Prego, prego. Di una persona, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda e poi chiudiamo. Buonasera, io vorrei porre una domanda un po' ai signori
perché io ci dico nella zona più diciamo inquinata dal punto di vista dell'amianto, da Erici, che è avvantato con Tirana, cioè nella zona di Replica della provincia di Messina. Purtroppo le aspettative sono quasi al vicino, perché io stamattina e il giorno scorso ho sentito anche qualche ammalato e purtroppo vedo che non c'è, ho sentito anche dei discorsi che sono fatti, che non c'è un'aspettativa diciamo luminosa a breve, perché nel 2025 c'è il massimo degli ammalati per causa di amianto. Nel 2028 dovrebbe essere smantellato tutto l'amianto per legge. Ora ci vuole 10 anni, le aspettative quali sono per noi che ci abitiamo in queste zone, che non c'è diciamo, imminente, non ci sono provvedimenti, non ci sono, almeno io da cittadino, da ambientalista, sono totalmente deluso di quello che si è fatto per quanto riguarda la vita. Assolutamente nulla. Si aspetta che il cittadino segnala, le istituzioni dovrebbero intervenire anche economicamente, perché sono state le istituzioni a dormirci sopra quando c'è stato il boom dell'utilizzo di questo materiale, che tutti a casa sono troppo utilizzati. Cioè, vediamo un pochettino tutti insieme di avere un'aspettativa nella nostra zona di vicina, qualche che ce l'abbiamo, non so. Grazie. Le morti direttamente correlate all'inalazione delle differenze italiane, quindi a questo è in Sicilia di 100 persone ogni anno all'incirca. Sono circa 1.100 che non vorrei sbagliare, ma mi sembra che sia il doppio dei morti tra le incidenti sul lavoro. Sono circa 52 morti che ogni anno si registrano per cause legate agli incidenti sul lavoro. Quindi questo fa capire, almeno a me è impressionante. Io vorrei chiedere una cosa, non è stato detto, adesso vedremo te perché una cosa, tanto comune e quant'altro sono, amianto correlabili, quindi non è certa la causa di morte imputabile al fibro d'amianto. L'unica malattia a cui è realmente imputabile al fibro d'amianto è il mesotelioma malterico, e di quelle in realtà i morti sono microlunghe inferiori, stiamo parlando una ventina circa. Da quando però sono stati, diciamo, come dipendenti per esempio da ex sacerdote o comunque di persone che hanno vissuto in quell'ambiente, quindi stiamo attenti, al solito si fa un po' di confusione tra, per cui anche quello che è stato in una cava di silice o quant'altro, perché il tuo polmone è riconducibile a cause che potrebbero essere amianto, ma non sono soltanto amianto. Per quanto riguarda la domanda di funzione, sembra che abbia lei la sfera di cristallo, sembra che abbia una sfera di cristallo. Ha detto che il Tirreno è la più illuminata di tutte. Ma che, su che base lo dice? Perché dai dati che i numeri superano 100 morti. E questa è la razza di Sembrini. Ma era una battuta. Lei mi dice che... volevo dire questo. Che nella realtà dei fatti, la nostra zona, la zona tirrenica, ha avuto un grosso handicap, chiamiamolo così, la presenza di una società, un'industria che ha lavorato l'amianto. Lavorare l'amianto non vuol dire essere in presenza di amianto, sono due cose distinte e separate. Io ho idea che per i dirigenti fondamentali, le persone già ci sono lavorato, e conosco quanti ancora sì, ma stiamo abbiamo detto che il Capannone è una cosa, lavorare l'amianto è un'altra storia. Io ho visto immagini della ex sacerdote degli operatori, non so se mi è capitato di vederle, fotografie, in cui tra me e Rosario Saccardi non ci si vedeva. Proprio la borsa era così sospesa, così ampia, così piena, che era una nebbia. Questo ha determinato sicuramente il famoso discorso della famosa fibra di privata, secondo quei criteri che sono stati stabiliti
direttiva al Ministero, lì la presenza di quelle fibre specifiche che sono a causa di sottonome sicuramente sono state milioni e milioni, e lì sicuramente la probabilità di beccarsi la probabilità. Io mi fa piacere che devo riferire le cose, ma noi io non voglio fare le cose. No, se c'è un rischio toglierlo. Anche una sola persona che riusciamo a salvarla o togliendo un malfatto che è a rischio o allontanare anche delle famiglie che ci abbiano vicino a un capannone che si sta sfaldando in attesa che si ripristina tutto, questo già abbiamo fatto il nostro. Questo è più che sacrosanto e giusto, per carità, ha ragione. Tutto quello che è rischio, togliere i monte dalla strada, i famosi 500 non posso cioè, anche se è una sola persona, anche lì è una tutela di un cittadino che non vada a morire per strada, allora, se è lo stesso criterio di principio, anche se è una sola persona che è venuta a mancare per quel problema e noi riusciamo a individuare la causa, abbiamo già fatto tanto. Grazie. Vabbè, sì, no, io ho una domanda, perché anche noi di giorno proprio la foto della faccia che dice mai ci troviamo a fare una conta di morte, no? Credo che siamo lì a 138 volte mi ricordo. Però il problema è che ho risposto, che non esiste il registro tumori, per tutte le altre persone in realtà non sono esposti. Quindi chiedo, ma non c'è la volontà di sopperire questa mancanza? Devo smentire, noi stiamo lavorando in ufficio. No, rispetto ai dati in tutti gli archivi che noi abbiamo fatto. No, è il nostro ufficio, quello dell'ASP, che è dove c'è un registro dei tumori, e c'è una campagna di sensibilizzazione, sono sottoposti a visita tutti coloro che sono stati sospettati di presenza di avere vissuto in ambienti dove la potenzialità dell'acquisire la malattia legata al tumore è stata elevata. Faccio un esempio, tutti i parenti delle persone che hanno lavorato in ambienti con questa strategia vengono sottoposti perché sono autodenunciati in parte, perché l'abbiamo trovato noi, e comunque c'è un continuo controllo su queste persone, vengono sottoposte anche a visite periodiche, a controlli per vedere l'evoluzione della malattia, se è presente. Tra l'altro queste persone, quelle esposte, ma non solo per quelle esposte evidentemente riconosce un'indennità, una TAP di circa 5.600 euro, sì, per coloro che sono esposti ambientalmente, quindi o familiari o coloro che in qualche modo sono entrati in contatto con manufatti incendiari. Viene riconosciuta questa indennità e questa però ne hanno credo fino a dicembre 2017 possono fare richiesta, se non ricordo male. Sul sito dell'INAIL può trovare questa. La competenza per attivare il registro di tumori. Esiste il caso in regione, altrimenti osservatorio di attività lavorativa ed è proprio il caso che vengono raccolti i dati che vengono registrati a livello territoriale. Non mi occupo personalmente di questo aspetto, è il medico che se ne occupa, sono dei colleghi che sviluppano questo tipo di attività che fanno le indagini. C'è un sito magari di dati. Io lo invito il giorno 19 a questo convegno a Palermo, dove ci sarà pure il dottor Scondotto. Esattamente, il dottor Scondotto. Se lo separate, se lo confermo. Ok, se non ci sono altre domande, vi ringrazio per aver partecipato. Ci vediamo sicuramente alla prossima.